Salve ragazzi e benvenuti finalmente in questa puntata di Scopriamo chi ha vinto. Qua abbiamo tutte le persone che hanno giocato, qui abbiamo il calderone per le risposte e qui abbiamo la mia bacchetta magica che ci servirà per mescolare e andare a estrarre il vincitore. Ma prima di iniziare andiamo a vedere chi è che ha risposto correttamente a tutte le domande. Abbiamo in alto i nomi di Facebook, purtroppo io scrivo un pochettino male, vi chiedo scusa. Le persone che si sono aggiudicate sono un po'... sono 13 persone sono in realtà. E quindi andiamo a vedere un pochettino chi ha vinto questo quizzone. Quindi, partendo da Facebook, andiamo a ringraziare Daniele Motta che ha partecipato, ma purtroppo con soltanto 6 risposte non riesce ad andare nella finale. Mentre ringraziamo anche Francesco Mattacchione e Samuele Paolucci che loro sono riusciti ad arrivare in finale, quindi sono il numero 1 e il numero 2. Mentre ringraziamo Antonio Giancotti, Rolloff Simley e Mattia Cerzullo che hanno fatto veramente pochissimo, purtroppo o non sapevano le domande o si sono dimenticati di andare a rispondere. Per Facebook purtroppo ci dobbiamo fermare qua, quindi gli unici due che entrano in classifica sono Francesco Mattacchione e Samuele Paolucci. Andiamo invece a vedere su Instagram che abbiamo veramente un sacco di gente, cominciando da Antonio Giancotti B, che purtroppo anche lui non riesce ad aggiudicarsi assolutamente niente. E scusate se pronuncerò male i vostri username, alcuni sono veramente strani. Il sorriso di Marione invece riesce ad andare in finale con addirittura praticamente tutte le risposte tranne la prima. Ergo Scromo invece anche lui va in finale, infatti il numero 3 e il numero 4. Mentre purtroppo MattV93 non ce la fa, NicoFire000 nemmeno. Mentre ce la fa Nicola Scoia102 con... tutte le risposte giuste tranne una. Non ce la fa anche Andrea Di Rienzo, per fortuna sua, bene bene bene, eccolo qua, che riesce ad arrivare a tutte le domande tranne uno, numero 6 nel... lo vedrete dopo. Mentre non ce la fa It's Manu64 e invece ce la fa di nuovo Samuele Paolucci, scusate, non di nuovo, sì, di nuovo, ha già giocato su Facebook, quindi lui ha due possibilità di vittoria, addirittura due possibilità di vittoria, che ce la fa anche lui con tutte le domande tranne una. Comunque poi, alla fine del video, andrò a far vedere le risposte corrette, magari ve le metto giù in descrizione nel video. Mentre non ce la fa, questo è difficile pronunciare, Mico002.5205 che fa soltanto 3 risposte. Non ce la fa neanche Simo Rorano, vabbè scusate io scrivo anche veramente male, non ce la fa neanche Simo Rorano 98 con una sola risposta, comunque poi, cioè lo sapete voi stessi che avete giocato soltanto a una... volta, qui proprio lui ha fatto soltanto una risposta, poi non ha più giocato. Ce la fa invece Dai Gas, o come lo devo pronunciare, questo ragazzo qua che riesce a fare tutte tranne una. Ce la fa anche Aureo6473, mentre non ce la fa Ange4lo, purtroppo perché gli mancano tutte le ultime risposte. Ce la fa invece MatteoBeef777, ce la fa anche Manpret Meme Compilation e YouTube di Minecraft che fanno praticamente tutti. Ce la fa anche PiccolaIena17 con quasi tutte le risposte, peccato per queste due lasciate vuote. Mentre non ce la fanno JollyGamer, LucaDub06, Giulia Piacitelli e Soleil RawenKV. Purtroppo loro non ce la fanno, ma adesso andiamo a iniziare l'estrazione. Spostiamo il calderone, mettiamo qua e andiamo a tagliuzzare i bigliettini che serviranno per effettuare l'estrazione di questo fantastico gioco a premi. Vediamo un po' di riuscire a tagliuzzarli con questa mia bellissima bacchetta magica, che non è per niente magica. Cerchiamo di fare i più uguali possibili. E vediamo un po', magari questa parte ve la velocizzo. Andiamo a prendere il calderone
lo mettiamo al centro e prepariamoci, anzi vediamo un pochino più in alto, e prepariamoci a inserire tutti i numerini. E andiamo adesso a tagliuzzarli tutti. Perfetto, ora togliamo tutta la roba che non ci serve assolutamente. Mettiamo un pochettino di magia in questi bigliettini, mettiamoli un pochettino più al centro, un pochettino di magia. Ok, è abbastanza magico. Andiamo a prenderli tutti in modo random e mettiamoli all'interno del nostro amico calderone. Adesso che sono tutti qua, eccoli. Oh no, ci sono alcuni aperti. Quindi bisogna richiuderli per benino, perché non voglio assolutamente che sembri fatto male. Chiudiamoli per bene in modo che non si veda niente. Anche questo si è riaperto. Questo era finito fuori, eh? Questo lo sto rimettendo dentro. Anche questo è leggermente aperto, lo pieghiamo per benino. Questo, ora dovrebbero essere tutti chiusi per benino, vi confermate voi che sono tutti chiusi. Andiamo adesso a mescolare con la magia tutti i bigliettini, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo anche a mescolarli senza magia, tutti i bigliettini, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti belli mescolati. Olè. E andiamo magicamente a estrarre un bigliettino da questo fantastico calderone e a scoprire chi è il vincitore del quizzone supersonico. Siete pronti? Siete carichi? Io non vedo niente, voi non vedete niente probabilmente, e controlliamo, vedete che non si vede assolutamente niente, non ce ne sono di aperti. Io ora non lo sposto più di qua, li metto al centro, sono tutti chiusi, io non vedo assolutamente nessuno di questi e ne prendo uno a caso. Quale prendiamo? Al centro o ai lati? Prendiamo, boh, è uguale, al centro. Ne prendo uno, ne ho preso uno a random, ce n'ho uno solo, ok? C'ho questo in mano. Andiamo a vedere gli altri sono tutti qua, se li andiamo a contare sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vi faccio vedere sempre questo e gli altri, li potete contare che sono comunque 12, qua, questi qui sono 2 perché sono uniti vicino, e andiamo ad aprire questo fantastico vincitore del quizzone di Harry Potter, è il numero... Del numero 13 vince questo numero, vince, io non mi ricordo assolutamente chi è il numero 13. Andiamo a vedere. Quindi ringraziamo Francesco Mattacchione per aver partecipato al quiz, mi dispiace ma non hai vinto. Ringraziamo Samuele Paolucci e ringraziamo anche, qua, lasciate stare qua che vedo che c'era gente che rispondeva due o tre volte alla stessa domanda. Ringraziamo il sorriso di Marione, ringraziamo Ergo Scromo, ringraziamo Nick. Forse se leggo sul foglietto e non sul mio telefono faccio prima. Ringraziamo Nicola Scoglia 102, ringraziamo anche Andrea Di Rienzo, Samuele Paolucci, Dai Gas, Auris 6473, Matteo Biff 777, mi sa che è l'ultimo. Ringraziamo Mampet Meme Compilation, YouTube di Minecraft e vince il quizzone Piccola Iena 17. Quindi hai... Facciamo, hai
3 giorni per contattarmi su Instagram oppure su Facebook per andare a ricevere il premio. Se entro 3 giorni dalla data di uscita di questo video non verrò contattato, allora farò di nuovo l'estrazione togliendo questo numerino dal calderone. Quindi ragazzi, io questo calderone lo terrò, vi farò nel caso che il numero 13, che è piccola Iena 17, non mi andrà a scrivere niente. Riprenderò questi numerini, li ristamperò ovviamente, li riscrivo qua sotto perché questi ormai a piegarli e riaprirli si segnerebbero tutti e quindi ricomincerò a fare una nuova estrazione. Ragazzi, è stato un bellissimo piacere giocare con voi, spero che vi siate comunque divertiti. Vi lascio qua sotto in descrizione al video le risposte al quizzone. Spero di riuscire a fare molto presto una nuova estrazione, un nuovo gioco a premi tema Harry Potter. Magari complicandolo un pochettino, magari in modo diverso, non lo so, ci vorrà un po' di tempo. Per oggi è tutto, fatto mi sfatto. E vi chiedo anche scusa se io, nei giorni precedenti non ci sono stati troppi video, ma sono stato molto molto impegnato. Fatto mi sfatto. Anzi, ora ve lo posso dire così. Fatto il mi sfatto. Puff!